Ma domenica che fate? Chiamate direttamente a queste? Ora se ti prendi così ma cominciamo domenica. La state zitta. Oh. Ragazze! Io me ne vado, devo studiare. Ma dove vai che dobbiamo provare gli schemi? Prova League of Beauty. Ma domenica ci giochiamo il campionato, Gemma! Vabbè ragazze, facciamoci altri 5 minuti, poi vi andate a cambiare pure voi. Vabbè va, mo vi faccio sentire sta cosa. Un rospo, nel sentire che una gallina cantava come un'anima dannata, io domando, che dai che strilli tanto? Ho fatto un uovo fresco di giornata, rispose la gallina, apposta canto. Poi male, disse il rospo, male assai, tu lavori per l'omini, ma loro come dai ricompensa nel lavoro? Te tireranno il collo come hanno fatto al pollo, lo vedrai. Lo vedrai, lo vedrai. Non te fida di sta canaglia infame che t'ha cotto il marito nella villa e il figlio nel tegame. Non te fida di sta gentaccia ingrata che si la nuova figlietà e facci la puttana. Pianta se spettatori impara a vive, se loro vogliono l'ova fresca di giornata, noi gli da retta, fagli le stantive. Oh. Uomo, già sei uscita oggi? Guarda, lasciami perdere che è meglio, ne aria, eh. Che è successo? Che è successo? No, dico, secondo te che può essere successo? Quei cretini della squadra mia, specialmente una. Ah, regra. Ah, sì. Comunque si dice nera, lei, Beauty. Cazzo di nome Beauty. Ma che mi frega a me del nome? Quella c'ha proprio degli atteggiamenti irritanti, si crede chissà cosa, capito? Non passa mai la palla, cerca sempre di tirare da metà campo, poi si mette a fare i canti, però non è che canta un africano, canta Trilussa, come se Trilussa ci fa vincere la partita. C'è una bassa e questi sono venuti nel paese nostro a rubarci il lavoro, ma pure Trilussa ci hanno rubato. Ma che te rubano a te che non sappiano manca rifatto il letto? E comunque non sai manco chi è Trilussa. Quello della piazza. Lasciamo perdere, va che è meglio. Comunque per me puoi essere gialla, nera, verde, sempre cretina rimani, sa tutto lei. Poi la sera si mette qui a tirare da sola per farsi vedere da tutti, capito? Per perfezionare il suo gancio cielo. Chi lo farebbe vedere il gancio cielo? Bisognerebbe fargli soppa a tutti per l'aria, sti negriacci. Ma che stai a dire? Ma che sei cretino? Senti, portami a casa, dai. Oh, sportello comunque mi serve. No. Ah, mo fa così, su. Mo vai a casa, magni, ti rilassi e vedrai che domani è un altro giorno. Però poi, se pure domani c'è il basket. No, domani no, perché devo studiare. Ecco. Ci sei anche tu? Sì, ho dimenticato gli appunti. Punti di basket? No, di psicologia.
Senti, psicologia, vediamo se sei migliorata un po', levami la palla. Non c'ho tempo, grazie. Al solito, Pippa. Dai, vediamo quanto so Pippa, dai. Dai. Scusa, senti. Io mi chiamo Quintilio, no, senti. Che se vuoi avere un bicchiere d'acqua? Come no, certo, ce l'hai lì sul comodino. Però è meglio se bevi con la cannuccia. Falla bere con la cannuccia, come bambini. E te fatti gli affaracci tuoi. Oh, a Camerun, eppure te, eh? Qui non stiamo a forum, stiamo a pronto soccorso. E voi avete subito uno shock molto forte, quindi è meglio se state calme, molto calme. Però io in stanza con questa qua non ci vorrei stare, per favore. E c'hai ragione, in teoria infatti non ci dovresti manco stare. E invece ci stai, perché questo è in pronto soccorso e c'è sta il sovraffollamento, capisci questa parola? Sovraffollamento, ragazza. Ma che vuoi che ne capisca quella? Giovani, io non posso sentirsi là da una parte all'altra della stanza, eh? Vorrei dire che se vi dovete dire qualcosa a te, lo dici a me, poi io vado là e io riferisco, va bene? E allora dille che è una scema. Guarda che t'ho sentito. Oh! E te parla più piano, no? E allora dille che non ho niente da dirle. Sì, vabbè. Vabbè, ma che io dico a fare? Dici che ci avrebbe un sacco di cose da dirti e che è pure dispiaciuta per sto fatto che avete litigato. Ma figurati, io non ho proprio niente da dirle. Dice che ci avrebbe un sacco di cose da dirti. Ci dobbiamo dire. È stata lei a far scoppiare quella bomba, no? Dice che non riesce a capacitarsi di chi può aver fatto saltare sta bomba. Lo so io chi è stato. Ma non pensavo che lo facesse veramente quel deficiente. Dice che è stato un ragazzetto, ma hanno preso e mo gli fanno il processo. Bene. E che è pure dispiaciuta di sta cosa che avete litigato. È colpa sua, perché è un'invidiosa, non sa fare il piccherolle come lo faccio io. Diglielo, sentiamo che ti risponde. Che è invidiosa perché non sa fare rock and roll come lo fai te. Che so fare io? Rock and roll, così ha detto. No, forse il pick and roll. Il pick che? È roll. Ah. È un movimento che si fa a pallacanestro. Ma mi stai a prendere in giro? No. Vabbè, comunque dille che se vuole io glielo insegno il pick and roll. Però lei la deve smettere di fare la griù e canta a trilussa, perché è ridicola. Ah. Dice che se vuoi tu consegna ai rock and roll lì, il pick and roll, come si chiama. Però ho detto che ti fa finita di far tigrotto con trilussa. Tigrotto? Così ha detto. Tigrotto con trilussa. Grio. Gri che? Io. Grio sono cantastorie africani, io invece canto Petrolini, trilussa. Ma è una cosa bellissima. Scusa, ma fatelo insieme, no? Chissà quante cose potete fare. Magari te insegni qualche cosa a lei e lei insegna qualche cosa a te. Carino, no? Ma è un'altra bomba. No, no, tranquillo. Questo è il vecchio del 14 su ortopedia. Ricascato un'altra volta. Quintilio, ma che ci stai facendo qua? Scusate, ragazzi. È la quinta volta che ci scappa dalla stanza. Ma non è un dottore? Ah, mi ha detto che è un dottore? L'ultima volta ha detto che era il primario. Poi il guardiano è solo un paziente in reparto di psichiatria. Ma domenica possiamo giocare? Ora vi mando il dottore e ci pensa lui, ok? Andiamo. Ma certo che potete giocare, mi raccomando, eh! Vincete, capito? Vincete! Andiamo! E con le mani, amore, con le mani ti prenderò.
L'impresa si è compiuta. A volte si alza il muro. Se ascolti il tuo respiro, fai centro di sicuro. Bel gancio, no? Bella blonde, bella black. Grazie ragazze, la vita in fondo è una partita. Questa va a finire male, però non è finita. Sorella, tira fuori la tua energia, cancella il passato, ritrova la via. Ero sempre presa da pensieri neri. Ora il negativo è parte del mio ieri. Un canto, un racconto, un'emozione. Ora fondiamo insieme la nostra tradizione. Ma il ragazzo tuo? C'avevo un coglione come fidanzato e mo dal cuore me lo so levato. La bomba l'ho lasciata io e da colpo sono scappato sulla via, ma m'ha preso subito la polizia. Quanto era meglio che me facevo l'affari mia. Mi raccomando, pulisci bene, eh? Scusi, ma lei chi è? Io sono il direttore della struttura. Ah. Un rospo. Nel sentì che una gallina cantava come un'anima dannata, gli domandò: che dai che strilli tanto? Ho fatto un uovo fresco di giornata, rispose la gallina apposta canto. Fai male, disse il rospo, male assai, tu lavori per l'omini, ma loro come da ricompensano il lavoro. Te tireranno il collo come hanno fatto al pollo, lo vedrai. Lo vedrai, lo vedrai, lo vedrai. Non te fida di sta canaglia infame che t'ha cotto il marito nella pila e il figlio nel tegame. Non te fida di sta gentaccia ingrata che se pia l'ova che gli dai per facce la frittata. Pianta sti sfruttatori, impara a vive, si loro vanno l'ova fresche di giornata. Lui gli è da retta, fagli le stantive.